una serata d'estate qui a Panza grazie a Moveo. Ma che è Moveo, ce lo racconta Francesco. La Moveo, come abbiamo già detto varie volte anche qui su Teleischia, è un'associazione che abbiamo creato circa 2 anni fa, un'associazione che punta proprio al movimento, al mettere in moto energie e positività del nostro paese, soprattutto da parte dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Non siamo un gruppo che organizza solo questo, solo feste, però siamo un gruppo che vuole mettere in moto, come abbiamo detto prima, le cose positive e anche talvolta rivendicare i diritti dei nostri ragazzi, come abbiamo fatto la settimana scorsa nella manifestazione, una settimana fa proprio. Ma come anche stasera vogliamo anche divertirci insieme e creare momenti di aggregazione per tutta la nostra comunità, diciamo. Me la devi raccontare questa serata, perché noi arrivando abbiamo trovato uno stand di beneficenza, abbiamo trovato dei dolci, abbiamo trovato un palco, raccontamela. Allora, iniziamo dallo stand di beneficenza che è stato creato da Roberto Migliaccio e sua mamma Chiara Gigantelli di Ischia. È uno stand in cui si vendono prodotti artigianali che andranno poi ricavato, andrà per la dottoressa Chiara Castellani, che è una missionaria laica che opera in Congo. Noi l'abbiamo conosciuta perché è stata qui a Panza già 2 volte e quindi tutto il ricavato di questa vendita andrà per lei, per le sue opere che noi abbiamo avuto modo di apprezzare da vicino e anche dalla sua diretta testimonianza. Quindi ci siamo appunto fidati di questa opera, di questa donna veramente grande. Poi abbiamo messo insieme anche la vendita dei dolci, ovviamente che la vendita va per la nostra associazione perché anche noi abbiamo dei costi per, diciamo, da portare, per portare avanti l'associazione. La musica invece è a cura di Maria Barbieri con le sue ragazze, di Angelo Polito e poi anche in seguito ci saranno i Purple Project con Matteo Di Meglio e suo fratello Nicola. Allora facciamo una cosa, avviciniamoci al palco così incontriamo la musica e il ballo. Allora cerchiamo di raccontare queste giovanissime, lo facciamo fare da lei che sei l'anima di questo gruppo. Tra un po' le bambine saliranno sul palco, ma chi siete e che cosa farete stasera? Allora, mio padre è una palestra di culturismo e noi tramandiamo questa passione per lo sport. I miei fratelli insegnano culturismo e io e mia sorella insegniamo ballo. Mia sorella fa anche feste di animazioni, proprio abbiamo l'anima dello spettacolo proprio dentro, diciamo. Lo facciamo per passione, col cuore proprio. Cosa faranno le bimbe sul palco? E faranno dei balli, insomma, un po' misti, tipo il ballo della casalinga, tormentone dell'estate, danza kuduro, e faranno carino un ballo, un jive, con la tecnica jive, troppo carino, da vedere comunque. Da vedere. Ma voi mi promettete che sarete brave? Sì! Ma vi diverte stare sul palco o vi viene quella cosa qua allo stomaco? Sì. Professioniste proprio, cioè non avete paura? Siete pronte? Vi state riscaldando? Sì! Quindi siete delle casalinghe in questo momento? Sì! Le nostre casalinghe di Panza tra un po' saliranno sul palco e le vedremo ballare. Ci vediamo dopo. Sì! Ciao! Allora questo è il momento di raccontarvi la musica, lo facciamo con i protagonisti. Iniziamo con Angelo. A te l'apertura della serata. Ormai Angelo sei una formula vincente nelle serate ischitane, non solo questa, tante altre. Ma cioè, sono contento che pensano questo di me, cioè, faccio il meglio che posso, anche se nel mio piccolo cerco di farlo bene. Raccontami un po' il fatto di vivere la musica di piazza, è importante a Ischia, insomma, farsi conoscere, soprattutto voi che siete ischitani. Ma io ho iniziato l'anno scorso, cioè ho iniziato l'anno scorso facendo un concerto a Sant'Angelo. E da lì mi sono ispirato a questa musica di piazza e poi ho fatto domande ai comuni se cercavano qualcuno. Allora qualcuno mi ha chiamato e allora ho iniziato a fare queste feste di piazza. Questa serata panzese, come la vivi? È la serata dei giovani, i giovani che bisogna farli emergere un po'. Perché secondo me, diciamo che il tempo degli anziani ormai è un po' finito, secondo me i giovani dovrebbero emergere un po' di più. Infatti i giovani di Panza, ho visto che si stanno impegnando molto quest'anno anche a livello cattolico, a livello sociale, ma anche di gruppo. Hanno fatto un bel gruppo qua a Panza.
divertirsi senza mai dimenticare la solidarietà. Questo è il messaggio che parte da Panza questa sera, ma le chiedo ovviamente di raccontarci questo stand. Allora, questo stand è nato così, dato che ho chiuso il negozio da un po' di tempo, avevo un po' di cose così, allora ho pensato, conoscendo Chiara Castellani, che è una missionaria, una dottoressa che abbiamo conosciuto qui a Panza, mi è piaciuto fare questa promozione così, approfittando anche dell'aiuto dei ragazzi dell'associazione Moveo, di cui fa parte anche mio figlio, e quindi abbiamo... con la loro collaborazione abbiamo fatto questa cosa, sperando di raccogliere un po' di soldini da mandare appunto a questa Chiara Castellani, questa dottoressa che conosciamo. Chiara Castellani vi ha... In Africa, no? E quindi l'abbiamo conosciuta personalmente e quindi manderemo... Che vi ha proprio conquistato, ma che fa in Africa? Cioè, comprando questo... La dottoressa praticamente opera lì. Noi siamo qui comodamente, allora se mandiamo un po' di soldini a lei sicuramente fa piacere, servono. Acquistando un oggettino, che cosa faccio io stasera? Questa è una domanda difficile. Aiuto chi? Appunto, questa missionaria è scritto qua tutto con, diciamo, un po' per la figura, diciamo così. Ci sono anche dei libri che magari non so se li hanno portati questa sera, magari uno si può documentare e vedere. Vabbè, è una come tanti, ci sono tanti missionari, noi abbiamo conosciuto quelli e allora abbiamo pensato di mandarli a lei, ma... La Panza che si muove ultimamente, io la trovo sempre in movimento, no? Si muove per te. Visto che a volte magari non si sente parlare oppure per cose non buone, almeno adesso questa è una cosa buona. Adesso però una domanda alla mamma, no alla signora che sta qui dietro, ma alla mamma. Questi giovani in movimento che tanto stanno facendo crescere Panza sotto tanti aspetti, lei è contenta? Io sicuramente, perché mio figlio è uno di questi bellissimi giovani che sono tutti universitari, che hanno studiato, quindi comunque ragazzi veramente in gamba e sono contenta che si muovono su vari fronti, non solo questo, fanno tante altre cose. Stanno scuotendo anche i grandi giovani, no? Sono riusciti a scuotere anche un po' i grandi. Spero di sì, insomma, io ho sempre un po' militato, diciamo, nel, non so, in parrocchia, così, in azioni cattoliche, in varie cose, però mi fa piacere che adesso passiamo questa cosa, messaggio ai giovani, che continuano loro poi, perché noi a una certa età poi ci tiriamo dietro e speriamo che vanno avanti loro. Grazie per questa intervista, io la devo lasciare perché devo dire il mio peccato. Abbiamo parlato di beneficenza, ma odore di dolci. Allora, vedete voi se mi sbagliavo quando ho detto che c'era un odore particolare di dolci. Ora mi dovete dire questi dolci chi li ha fatti? Tu sicuramente no. Qualcosa ho fatto anche io. Anche no. Poco, sì. Qualche dolce mio ci sta. Tanti dolci, chi ha fatto tutti questi dolci? Allora, i partecipanti, i membri della Moveo e i genitori dei membri della Moveo. Un po' tutti quanti siamo andati da fare e abbiamo cercato al meglio di raggiungere un obiettivo importante, quello di pubblicizzarci, di comunque creare un evento diciamo che ravvivasse il nostro paese, che è una cosa che si sta facendo molto negli ultimi anni e che speriamo prosegua nel tempo. Dimmi un po', provando questi vostri dolci, noi sì. Che cosa di buono facciamo, oltre a gustare le vostre specialità? Cosa serviranno questi pochi soldini? Bene, noi in qualche modo ci finanziamo anche e diamo prova anno dopo anno, mese dopo mese, di un'attività che non soltanto estiva ma è anche comunque continuativa. L'abbiamo dimostrato comunque nel presepe che voi comunque avete favorevolmente pubblicizzato nel corso del tempo, anche in un periodo diciamo morto come può essere appunto il periodo invernale, e una serie di attività pasquali. Abbiamo partecipato comunque alla Via Crucis aiutando Gaudio et Spes, cioè abbiamo comunque fatto attività nel corso dell'anno, quindi non è soltanto l'attività estiva che qui una vetrina è importante, certo, però è anche ravvivare in maniera appunto sempre presente nel tempo. Questo era. Lo lasciamo perché guardate come professionale, ha messo anche i guanti per servire, questa sera è proprio un cameriere doc, ma chiedo a lei che sta alla cassa di spiegarci, ma li comprano questi dolcini o no? Sì, abbastanza, vedo ci sono molti turisti, comunque stanno gradendo questa iniziativa e comunque ci fa molto piacere. Siete un bel gruppo, un gruppo affiatato? Un gruppo, sì.
Quello che mi piace è che riuscite anche a, questo movimento a trasmetterlo ai grandi. Sì, siamo diciamo un gruppo molto molto unito, difficile forse oggi da trovare ma molto bello. Una Panza che sembra così lontana dall'Isola di Ischia, cioè, adesso andiamo a Panza, no? Sembra sempre un luogo un po' lontano. Oggi è una Panza però che parla una lingua nuova, si fa ascoltare. Qual è il vostro messaggio? Stiamo cercando di portare avanti comunque con iniziative valorizzare nuovamente il nostro paese, perché comunque ci sono anche qui tante bellezze ancora da, forse sono state un po' nascoste o comunque cerchiamo di rivalutarle. Bravi ragazzi, questi sono i ragazzi della Moveo che stanno lavorando tanto per il loro paese, l'odore dei dolci, adesso però ci tocca scatenarci con la musica.